sei di fiore. Ma tu poi, Gioia, due fiori. Senti, sai che quest'estate ho vivisezionato Capri per trovarti e non c'eri? Non c'ero? Ti giuro di no. Allora ti credo. Sì, infatti mi hanno vista sull'Himalaya. Varchi Stelin, se ti capita, perché è un posto così che è ripurificazione dello spirito. E già il guarda la carne in frigidaire, ti sta lì anche due settimane. Alberghi. Mi hanno detto. Io però sono stata sempre in un crepaccio, proprio che fa talmente più montagna. Ti pianti lì, sei sicura di starteni tranquilla senza quei vari pieroni che in fondo a un certo punto. Oh, senti, per quello non c'è come il mare. Basta piazzarsi sott'acqua come ho fatto io. Pensa, mi sono affittata un sottoscoglio. 3 mesi, ottimo affare. Eravamo lì, sai, proprio fra intimi. Qualche pesce cane, ma pochi, pochi. E poi stellini da matti, di genere. Ti giuro, Gioia, che se non fosse dell'acqua, io me ne tirerei dietro uno al guinzaglio invece del solito cane, cane. Hai ragione, sai. Ti ricordi il Bobby, il mio bastardone? Ben guarda, come vedi l'ho sostituito con un orso che ho portato giù dei miei crepacci. Mi trovo talmente meglio come carattere, come tutto. Un vero pupo stella. Davvero, porcicin, è un amore. Però fai bene, sai, a fargli fare un po' di ginnastica, perché sta un tantino debordando di fianchi. Come il tuo Cesare del resto. Guarda, certo per noi è un bel sacrificio star qui a sudare per loro. Però, sai, in fondo, guarda che ci fa un gran bene alla pelle. Guarda, effettivamente ce la sto mettendo tutta per conservarmi questa epidermi depurificata. È una seta, non so. E la trovi? Trovo. Dick, scusi, ce l'ha anche lei la pelle da purificato? È seta. Trovo. E che scherzavo, io sono di Roma, ma comprato al giardino zoologico coi ribassi estivi sugli animali da pelliccia e ci aveva creduto che era andata sull'Himalaya. Ma quante ne raccontano, anche la mia, sa, non si è mossa da Milano, però in quanto a pelle ce l'hanno bella davvero. Ehi, e grazie, oh. Ma ciò sa cosa fanno tutti i giorni? E venga che ce la faccio vede. Ha capito adesso? Ma sa che lei è ingenua, ma pelao. Si fanno ogni giorno la cura di palmolive. Certo, deve essere una cura miracolosa. Non trovo. Io trovo.